Dimmi. Fine primo tempo Atletico Catanzaro Iron Wild. Siamo qua con Soria. Descrivici questo primo tempo. Diciamo che rispetto a loro siamo stati più risolutivi in porta. Loro corrono tanto, sono tutti piccoli in età. Abbiamo un'età media di 25-26 anni, quindi. E niente, comunque se la stanno giocando, ce la stiamo giocando, va bene così. Ovviamente, primo tempo in vantaggio di 3 gol, cosa fare nel secondo tempo per mantenere? Fare più gol sicuramente, ma per tranquillizzarci più che altro, per giocare più tranquilli e andare verso il primo posto. Va benissimo, grazie mille, in bocca al lupo. Fine primo tempo Atletico Catanzaro Iron Wild, siamo qua con Grimaldi, descrivici questo primo tempo. È drammatico, è drammatico, sì perché sono 9:30, sì perché non riesco a camminare. No, eri già cimoro. Ok, giochiamo senza modulo però. Un primo tempo che è iniziato un po' a fatica, ecco cosa fare nel secondo tempo per migliorare la situazione. Non si può vedere, non si può vedere. Vabbè, va bene, grazie mille, in bocca al lupo. Fine partita Iron Wild contro Atletico Catanzaro. Siamo qua con Signorelli e Paiuca, i migliori in campo delle loro rispettive squadre. Una partita accesa, tirata fino all'ultimo. Signorelli, iniziando da te, descrivimi la partita. No, è stata una bellissima partita. Ecco, descrivimo la partita, sono le partite ben sicuramente. Insigne, o vi manterrete più o meno sullo schema di gioco? No, rimaniamo sempre così. A chi vuoi dedicare il gol della prestazione di oggi? A Rosco. A Rosco! Perfetto, adesso siamo qua con Paiuca, il migliore in campo dell'Atletico Catanzaro. Ecco Paiuca, forse un primo tempo in cui siete andati un po' sotto, nel secondo avete cercato di recuperare, ma alla fine non è servito, ecco. Descrivimi un po' la partita dal tuo punto di vista. No vabbè, sono perfettamente d'accordo con te, il primo tempo non siamo proprio riusciti a giocare, i meccanismi di gioco non entravano. Attenzione se giocato. Il secondo tempo è uscito diciamo un po' più di cazzino, tra virgolette, abbiamo giocato un po' più cattivi e siamo riusciti a fare il gol, ma comunque la prestazione è assolutamente soddisfacente. Ovviamente, senti, faccio la stessa domanda anche a te, in vista delle prossime partite, cambiamenti? No, cambiamenti alla fine non ci saranno, il portiere è questo, purtroppo la partita è andata male, abbiamo solamente la continua assenza del capitano che in qualche modo ci condanna, tra virgolette, perché comunque la carica di Gaetano serve sempre. Però i giocatori sono questi, dobbiamo solamente metterci con la testa e giocare di più il pallone. Va benissimo caro, in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie ragazzi. Ciao, ragazzi.